La vittoria col Pescara ha rimesso il Crotone nella corsia preferenziale del campionato, riportando i rossoblù in piena zona playoff e dando un segnale forte al torneo. Alcuni risultati negativi a cavallo tra la fine del girone d'andata e l'inizio del girone di ritorno hanno un po' stoppato il cammino del Crotone. Qualche punto probabilmente manca in graduatoria e visto che la distanza dalle battistrada, per quanto possa sembrare notevole, non è poi così abissale, tutto ancora è possibile e nulla è precluso. Abbiamo capito nell'ultimo periodo dove paradossalmente abbiamo fatto male e quindi c'erano tutti i presupposti per poterne parlare che la salvezza sta scomoda al Crotone, che i playoff, traguardo alla vigilia impensato, non solo sono alla portata ma presumiamo adesso rientrino anche nei piani della società. Il fatto che non si sia parlato di salvezza quando i risultati erano beffardi ha messo in evidenza la reale forza del team pitagorico e la continuità nel bel gioco espresso dalla squadra ha ulteriormente palesato l'effettiva consistenza e possibilità di raggiungere traguardi importanti. Per poter arrivare lì dove non siamo mai arrivati bisogna stare uniti e soprattutto dare continuità ai risultati. La prossima gara potenzialmente potrà essere considerata una svolta qualora si dovesse fare il risultato. Da qui alla fine ne vedremo delle belle e ne siamo più che convinti, continuando ad essere protagonisti. La sala consiliare del comune di Crotone è stata teatro di un altro pregevole traguardo raggiunto dal club velico di Crotone, che con due dei suoi ragazzi ha partecipato ad un raduno nazionale classe Optimist e l'amministrazione comunale ha voluto mostrare l'affetto dell'intero territorio crotonese premiando i due neocampioncini. Una grande e bella serata che corona che cosa? Abbiamo partecipato al raduno nazionale. Dove? A Scarlino. Dove si trova? In Toscana. In quale specialità? In vela. Lo so, per quale? Sei un optimist? Un optimist. Che esperienza hai vissuto? Molto bella, abbiamo imparato tante nuove cose. Scusami, era solo una qualificazione? No, era... Solo un raduno? Un raduno, sì. Abbiamo imparato tante nuove cose. E soprattutto con l'allenatore più bravo, uno dei più bravi d'Italia che c'è. Bravissima. È giusto che l'amministrazione comunale e nella tua figura di assessore allo sport siate vicini a questi ragazzi che stanno ottenendo veramente in questo settore grandi risultati e stanno dando soprattutto notorietà alla nostra città. Sì, è verissimo quello che dici. Loro stanno portando il nome di Crotone al di là delle barriere che purtroppo negli anni passati c'erano. Noi con lo sport, ma non solo loro, perché voglio dire anche il judo, il karate, il pugilato, noi stiamo nello sport, Crotone si difende e si difende bene. Loro diciamo che hanno aperto un solco, come dicevo nella conferenza stampa, importante, nel senso che hanno dimostrato che si può fare sicuramente del turismo sportivo e per la nostra città penso che sia fondamentale ed importante, perché lo sport agonistico, vuoi o non vuoi, me ne faccio passare il termine, muove delle masse importanti. Noi ne abbiamo tanto bisogno che questa città si rilanci e penso che questo sia un buon volano per poterlo fare. Che esperienza hai vissuto? È stata veramente, mi è servita molto perché mi ha permesso di approfondire molte cose che mi aveva insegnato il mio allenatore Alessio Frazzitta e grazie a Marcello Meringolo sono riuscito a capire e penso che nella prossima regata riuscirò ad arrivare almeno nei primi tre. Ma questa partecipazione vi appare qualcosa di diverso, di più importante? Sì, perché in questo raduno nazionale con la nazionale ci hanno permesso di regatare diciamo, insieme ai migliori d'Italia, quindi c'è proprio opportunità per le qualificazioni, per le prossime qualificazioni mondiali e europei. Bravissimo, aspettiamo i tuoi successi. Sì. Sì, lo prometti? Sì, sì. Grazie.